Ciao, vediamo insieme come realizzare da zero un carosello per Instagram efficace e performante con Adobe Illustrator. Partiamo subito dall'interfaccia iniziale, andiamo su File, Crea nuova, dopodiché andiamo a dare le seguenti impostazioni. Chiaramente scegliamo come unità di misura il pixel, dopodiché andiamo a dare una dimensione quadrata rispettando lo standard di quello che sono le dimensioni delle grafiche per carosello. Quindi partiamo dallo standard predefinito della piattaforma 1080x1080. Dopodiché andiamo a dare un numero di tavole da disegno che in questo caso sarà di 8, chiaramente possiamo darne fino a 10, il numero è a discrezione a seconda di quanti sono i messaggi che vogliamo inserire, qual è la strategia di marketing e come vogliamo distribuire i contenuti. Non ci interessa impostare dei valori per la pagina vivo perché non ci stiamo occupando della stampa, perché questo file è destinato appunto al web. Andiamo su opzioni avanzate e modifichiamo il profilo colore da quadricromia a RGB, lasciamo una risoluzione a 300 pixel per pollice, dopodiché clicchiamo su altre impostazioni. Qui possiamo dare chiaramente un titolo, così come possiamo darlo anche all'inizio del nostro file. E qui fondamentale, accanto alla voce numero tavole da disegno, definiamo come devono essere disposte le tavole. Qui è importante disporle una accanto all'altra in sequenza, quindi andremo a selezionare quest'icona. Chiaramente possiamo anche accompagnarci con le didascalie che appaiono appena passiamo il cursore del mouse sulla relativa icona. Disponiamole in riga e, cosa altrettanto importante, 0 pixel di distanza l'una dall'altra in modo che possono essere attaccate sia in fase di realizzazione che in fase di esportazione per mantenere appunto la sequenza anche nella visione. Questo ci permette di creare appunto un racconto, uno storytelling visivo dalla prima all'ultima grafica. Per il resto lasciamo tutto così com'è, clicchiamo su crea documento ed eccolo qua il nostro documento vuoto, le 8 tavole. Adesso diventa fondamentale giocare bene con i livelli e quindi con tutti i contenuti che noi andremo a inserire. Il mio consiglio è questo: dividere i livelli per tipologia di contenuti, cominciando dagli sfondi, ed è per questo che ti mostro nel dettaglio come ho realizzato quello che stai per vedere e la strategia di marketing che ho adoperato per raggiungere questo obiettivo finale. Ed ecco qua, questo è il progetto del mio carosello finito, andiamolo a vedere più nel dettaglio. Chiaramente non ci devono spaventare tutte queste guide e tutte queste forme che sono al di fuori delle tavole, perché dobbiamo sempre immaginare, mentre lavoriamo il nostro carosello e mentre lavoriamo le singole grafiche, come se stessimo vedendo il progetto finito, quindi direttamente il formato finale, quello quadrato. Dunque, la prima cosa da fare, come possiamo vedere anche qui sulla destra, io adesso vado ad ingrandire le singole icone dei livelli e creare un rettangolo di sfondo, possibilmente chiaro, questo se vogliamo enfatizzare con colori scuri o comunque dalla tonalità accesa i testi e i vari messaggi. Quindi che cosa ho fatto? Ho disegnato un rettangolo bianco e l'ho esteso per tutto quanto il file, quindi l'ho fatto attraversare per tutte e 8 le tavole. Poi ho creato un ulteriore livello e ho aggiunto un pattern di sfondo a ognuna delle tavole. Il pattern è questo che vedete qui, dopodiché l'ho duplicato e l'ho clonato per tutte quante le tavole. Ti lascio in descrizione il link del video dove ti mostro come creare un pattern con Adobe Illustrator, in modo che tu possa essere autonomo anche nella realizzazione di un pattern che in questo caso ti può aiutare molto come sfondo decorativo per dare vivacità e carattere e anche originalità alle tue immagini. Dopodiché sono passato ai livelli successivi. Tutti questi livelli chiaramente sono dei gruppi che contengono al loro interno ulteriori sottolivelli che sarebbero appunto i vari contenuti. Infatti dal terzo livello in poi sono tutti contenuti riempitivi, mi riferisco appunto a queste forme alle quali ho dato come riempimento dei gradienti delle sfumature e che mi accompagnano e mi tornano molto utili nel enfatizzare le immagini, quindi mi servono appunto per dare una sorta di luminosità ulteriore alle immagini, o meglio alle selezioni delle immagini che ho provveduto a realizzare con Photoshop. Ti lascio un link in descrizione in cui ti mostro come selezionare facilmente un soggetto da una foto e ho inserito questi soggetti nel livello successivo. Nello stesso livello ho anche inserito i vari testi dividendoli per tipologia e adesso andremo a vedere quale linea ho seguito per definire i testi e perché li ho distribuiti in questo modo e perché ho scelto questo tipo di testi. Così anche nell'ultimo livello, nel quale ho inserito anche quelli che sono gli elementi che compaiono su tutte quante le tavole, cioè gli elementi in comune. Mi riferisco appunto per quest'ultimo livello il logo, il sito web e le due icone, le due freccette che invitano consciamente o inconsciamente a fare scorrere il carosello dall'utente. Chiaramente ho scelto anche di scrivere i testi rispettando delle dimensioni come se fossero appunto una gerarchia, dai testi ai sottotesti fino ai titoli, mantenendo poi queste stesse dimensioni per quanto riguarda anche le altre slide, le altre grafiche.
Come potete vedere, ci sono i testi principali che hanno tutti quanti la stessa grandezza, cambiano solo di colore in base alla tavola che le sta ospitando e chiaramente ai pantoni colore che ho scelto di utilizzare per l'intero file del carosello. E ora andiamo a vedere la strategia che ho utilizzato per definire testi e immagini lungo tutto il carosello, dalla prima all'ultima slide. Cominciamo dalla prima. Qui l'obiettivo è catturare l'attenzione, quindi è opportuno parlare di ciò che si sta per vedere nel resto delle immagini, nel resto delle slide. Ecco perché bisogna essere sintetici, ma nello stesso tempo comunicare tanta curiosità, in modo da mantenere l'attenzione dell'utente. In questo modo si passa alla seconda e alla terza slide, che solitamente, oltre a dover mantenere l'attenzione, devono condividere anche quella che è l'essenza del post, motivando l'utente a continuare a scorrere fino alla fine, e comunque fino alle slide successive. Perciò si comincia a raccontare un po' quelli che sono i benefici del bene o del servizio che stiamo promuovendo attraverso il carosello. Si va quindi verso le slide numero 4, 5 e 6, nelle quali noi andiamo a costruire effettivamente l'interesse da comunicare per il bene o servizio che stiamo promuovendo. Perciò andiamo a enfatizzare gli aspetti più interessanti e qual è il giovamento che possiamo trarre dal servizio. Forniamo quindi il valore, forniamo la parte più interessante, o comunque gli aspetti più interessanti, i punti di forza del bene o del servizio che stiamo promuovendo. Andando avanti ci spostiamo verso la fine, continuiamo a esprimere ulteriori valori aggiuntivi, dopodiché quando ci avviciniamo alle ultime slide, stiamo parlando di slide che vanno dalla 7 alla 10, ora che abbiamo solleticato la curiosità dell'utente, cominciamo a invitarlo a compiere un'azione e da qui lo portiamo, comunque l'intento è portarlo all'ultima slide dove inseriremo la nostra call to action o CTA. Invitiamo quindi l'utente a compiere un'azione, l'azione finale, che è quella in questo caso di scaricare una app dagli store per cominciare il viaggio, godere appunto dei benefici raccontati fino ad ora, in modo da poter ottenere tutti quelli che sono i vantaggi che abbiamo raccontato, quindi la privacy al 100%, la possibilità di accedere ai benefici senza creare un account, il fatto che c'è la possibilità di ottenere tutto questo oggi, quindi nella giornata, perché poi potrebbe essere a pagamento, potrebbe essere richiesta la realizzazione di un account, il fatto che è facile, veloce e chiaramente gratuito. Il tutto, insomma, attraverso un racconto graduale dei benefici e dei valori di questo bene o servizio che stiamo promuovendo con il nostro carosello, che va dalla prima slide, che serve a cominciare a raccontare, ma nello stesso tempo a mantenere l'attenzione e invogliare l'utente ad andare avanti, fino all'ultima slide, attraverso un racconto graduale e incalzante, se così si può dire, di tutti i benefici del bene o servizio che stiamo realizzando. Io mi sono aiutato molto con le guide e, come potete vedere, ogni slide ho trascinato delle guide da righelli di sinistra e di sopra, che hanno la stessa distanza dall'inizio di ogni slide, sia da sinistra che da sopra che da sotto, in modo da poter avere sempre gli stessi elementi nella stessa posizione. Parlo degli elementi ricorrenti, quindi il logo nella parte di sopra, il sito web nella parte di sotto a sinistra e le freccette nella parte di sotto a destra. Dopodiché ho mantenuto anche un certo allineamento nell'inserire i testi lungo la stessa linea visiva, in modo che scorrendo tra una slide e l'altra non avverto il cambiamento, lo spostamento visivo dei testi e dei contenuti, ma mi rendo conto invece che c'è una certa linearità anche nella distribuzione dei contenuti, un certo incolonnamento verticale e orizzontale. Questo grazie appunto al supporto delle guide. Una volta terminata la nostra slide, andremo su File, Esporta, Esporta per schemi. A questo punto vedremo tutte quante le tavole, quindi tutte quante le singole grafiche dalla prima all'ottava, numerate così come le abbiamo create, tutte quante selezionate. Possiamo decidere eventualmente di dare un nome, un titolo alle singole grafiche oppure lasciarle così come sono di default. Dopodiché ci spostiamo sulla parte destra e in questa sezione andremo a selezionare chiaramente tutto oppure l'intervallo di slide che vogliamo andare a esportare, e quindi in questo caso andremo a inserire l'intervallo di slide dalla 1 alla 4, dalla 1 alla 6, dalla 3 alla 6, insomma quelle che ci interessano. Noi andremo a esportarle tutte, quindi rimaniamo su tutto. Non ci interessa includere la pagina vivo perché, ripeto, questo file non è destinato ovviamente alla stampa, ma è destinato al web, soprattutto è destinato alla piattaforma Instagram. Dopodiché definiamo anche la cartella di destinazione e, passaggio più importante, ci spostiamo nella sezione dedicata ai formati. Qui possiamo eventualmente decidere di allargare la scala, quindi allargare anche la risoluzione finale, quindi le dimensioni
posizioni delle singole slide che compongono il carosello, spostandoci da 1x a salire. Chiaramente questo è consigliato se all'interno delle singole slide sono presenti elementi vettoriali o comunque tracciati, in modo che con l'ingrandimento in scala delle singole grafiche non si risente poi di un disturbo visivo. Altrimenti possiamo lasciare tranquillamente la scala nella sua dimensione originale, quindi 1x, e spostarci poi nella menu a tendina del formato e andare a scegliere PNG o JPEG 100, quindi JPEG con la massima risoluzione possibile. A questo punto poi non ci resta che andare a cliccare su Esporta tavola da disegno. Vediamo com'è il risultato finale. E così, se ti è piaciuto questo video, non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video su Photoshop, Illustrator e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!